E quindi andiamo avanti, continuiamo la nostra carriera. Intanto saluto i ragazzi che sono in live, come ho detto prima, siamo sempre in live, quindi per i ragazzi che vedranno il video su YouTube sarà il meglio della live. Sciavolosso per i migliori trucchi, eh sì, effettivamente ha fatto schifo, eh. Ha fatto veramente schifo. Allora, giochiamo contro il Torino, anche questo lo simuliamo. Quindi campionato prevalentemente lo simuliamo con la speranza di non arrivare ultimi, se non ci si leva le gambe. Si è vinta a Torino 2-1. Incominciamo a S gol di Canseido e poi la e Candré. Ok, dai, andiamo avanti. Perlomeno non siamo in fondo. Giocheremo qualche partita del campionato, ma prevalentemente faremo la Champions per quello che potremo. Livorno-Lazio. Allora, Livorno-Lazio, io direi di giocarla. Io direi Livorno-Lazio di giocarla. Giochiamola, ma sì, giochiamola, dai. Livorno-Lazio, giochiamola. Con queste squadre, vi non ho visto la formazione della Lazio. Con le squadre un po' più importanti le facciamo, dai. Oh, lo sta chiamando Michi Gremito. Gremito, non di oggi di posto. Partita, oh, là là. Che Luigi Paldo e Daniele Adani, saltiamo tutto. Appuntamento da non perdere. Milinkovic Savic. Non ho capito chi c'è di punta, non c'è Cosimo. Mi sembra non c'è più, non ho visto la formazione. Mi sembra non ci sia Cosimo. Speriamo sia così anche oggi. Io come al solito ci credo. Ora poi qui, ora facciamo giocare anche il ballo, eh. Vai, Boateng. Candreva. No, Candreva. Ragazzi, Candreva da pensione, eh. Aggiornamento sul match del Napoli perché ha cambiato qualcosa, sentiamo. Infatti l'ha preso il Napoli, rete che porta la firma di Lorenzo Insigne. Decisiva la deviazione che ha messo fuori causa il Si sblocca dunque il match 1-0 dopo appena 6 minuti di gioco. Occasione. No! L'ultimo tocco è il suo, dunque calcio l'angolo. Ehi! Sotto, sotto. Luis Felipe. Luis Felipe. No, chi? Gerson Fernandez. Chi è successo? Super win. Riflettori puntati su di lui per questo match. È un giocatore che può fare sicuramente la differenza quando è giornata. E però con Felipe. Bravo. Vai, boa. Sfruttare gli spazi, se andare al tiro. Insomma, bravo, Candreva. Può crossare. Ma chi? E lo sapevo, mancava uno andava a portiere. Situazione di parità, fanno girare il pallone. Occhio a Bertolacci, palla deviata. Ah, angolo, via. Mettila a mezzo. Attenta qui la difesa. Non sono curioso di chi è l'attaccante che ha preso il posto di Ciruzzo. Ciruzzo immobile e non c'è più nella Lazio. Punta l'area qui Rebels. Caicedo. Gol di Fagnette, debutta in... No, non so se ha debuttato, no, campione no, l'ha giocato. Comunque, gol di Fagnette. Il ricciolino d'oro, vai. 1-0. 1-0. L'ha messa dentro da pochi mesi. Bella stazione però, eh. Non c'è stato quella. Non c'è stato troppo spazio. Piede da solo, se sbagliava era a chiodi. Hamidud Fayeh, 1-0. Vai, vai, forza. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. È lo stordo. Chi? Riceve Milinkovic Savic a José Pérez. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. No, no, no! Attenzione! No, ma lui mettici la gambina, amore mio! Mamma, cosa ha preso Leno? Leno dice di... Cosa vuol dire? Tutti i bambini si sono pagati? Ma cosa vuole dire? Sono novità intanto per la partita che riguarda il Bologna, sentiamo. Prima rete del match per il Bologna.
Risultato che torna dunque in parità. 1-1 al minuto. Ma vai! Occhio a Bertolacci. Occhio a Candreva. Occhio al corner. E il portiere recupera il pallone. Sotto, sotto. Bergwijn. No, Bergwijn. Questo è un bel pezzo. Spazio per non so, la... cos'è? Un olandese. Cioè una... Occhio al cross. Nella realtà gioca nel... Dove gioca? Addio, portiere. Buone. Bene, ragazzi, una sicurezza. Senti i scorsi. Era una sicurezza anche sciuffata prima, eh. Il Modoli con i trecci. Però. Boateng. Boateng, porca mignonna. Come si fa? Addio. Palla colpita troppo forte. Nessun problema. Passa, passa. Portiere. Bravo Leno su questa conclusione. Ci ha messo il piedino. Si chiudono così i primi 45 minuti. Risultato di 1-0. Vabbè, dai, 1-0, 1-0. Allora, diciamo che Leno è una garanzia, Sergi, mi dispiace. La Sampdoria, Piemonte Calcio 1-1. Ma Napoli allora? Cioè, non è proprio una squadra. Allora, mettiamoci il balo, via. Facciamo giocare il balo di punta. E mettiamo Giroud qui. Però poi giriamo, facciamolo così. Giroud di punta e balo come trequartista. Anche perché non ci abbiamo niente, Quindi, vai. Secondi 45 iniziati. E Balo ormai ha già giocato una stagione. Dove voleva andare? Un porta l'altro idiota. Arrivano notizie dagli altri campi. C'è stato un calcio di rigore. Andiamo a sentire i dettagli. Per chi? C'è stato un calcio di rigore in favore dell'Udinese. L'Eurofeu dal dischetto non ha fallito. Ha incrociato la conclusione vanificando l'intervento del portiere. Si ragazzi, Boateng, ragazzi. Dopo che sul cronometro doveva giocare ogni tanto. Grazie, e gioca sempre. Ce n'è anche. Come sempre. Vuole il recupero di Balotelli. E Giroud fa un passo sulla mattonella. Sicuramente non vorrete perdervi live qui su IETV. Vi piace il calcio? Un fa un passo sulla mattonella, ragazzi. Sapete cosa? Porca miseria. Ah, con lo Spezia. Con un'altra partita che si potrebbe anche giocare agli spezzini. Potrebbe anche giocare. Si potrebbe, dico. Schick. Pallone recuperato molto bene. Ah. Ecco Milinkovic-Savic. Quindi vedi punta c'hanno Schick loro. Riceve Milinkovic. Ha diverse soluzioni, occhio. Addio. Da scavalcare la difesa. Mamma mia, cosa ha preso? No, cosa ha preso? No, cosa ha preso? Cosa ha preso? Che portiere. Questo è un portiere fantastico. Soluzione fondamentale per provare a cambiare i binari di questa gara. Chi è entrato? Johnny Paranza? Via, niente, fuori. La torsione, meno la mira. Sì, ci ho provato, purtroppo meglio la prossima volta. Ecco il prossimo incontro, gli appassionati potranno seguire in diretta sempre qui su IETV. Due grandi squadre, stanno bene in campo, si vede la mano del tecnico. È un piacere vederle giocare. Io ragazzi, come fai a gioco? Cioè lui è... Vabbè. Giroud. Ce l'ho avuto per un periodo sul... quando giocavo con la squadra full Italia. Su Serie A, no Italia. Ma segnava la randa, ma ora... Poi l'ho dovuto dar via. Ma col gioco di ora... Possesso per i Rebels. Bravo. Cerca l'appoggio al compagno. Lines, occhio al traversone. Sì, non salza nemmeno. Non salza nemmeno. Giroud. Interrompe il gioco per verificare la gravità dell'impatto. Oh, bellino questa. No, non l'avevo visto. Ah, Botman, anche Botman. Ti ha fatto male? Mi sa che ci vuole. Si è rotto. Via, si è rotto Ramos. Da non confondere con Sergione Ramos. Si vedrà anche. No!
Oh signore, ma più che il piede si è fatto male alla spalla. Uscito, chi entra? Direttore Lazzari, a riprendere il gioco. Infortunio a Luis Felipe. Ah, un bel pezzo. Non assomigliava. No. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Sopra il difensore. Pacinti. Andare col cross. A giocare 16 metri. No, non c'è arrivato. Può creare problemi al portiere. Balotelli non c'è arrivato. Un gol che riguarda il Napoli. Sentiamo com'è cambiata la situazione. Terzo gol per il Napoli. Gol messo a segno dal polacco Arkadiusz Milik. Addio. Giusta copertura da parte della difesa. Alla fine è stato un gioco da ragazzi battere il portiere. Risultato che li vede avanti 3-1. Sì, però Dio benedetto. 78. Grazie. Questi tiri mini farà sé. Calcio d'angolo. Grazie di essere tornato. Vogliono raggiungere il pareggio. Bertolacci, ragazzi, non ce la fa. Gliela fa, è troppo vecchio. La risposta del allora, il campo lì è pulito, a modo. Però Bertolacci, c'è questo ragazzino lì. E si fa ragionare lui, Gips, e chi è? Crossa nel mezzo. Traversa. Traversa. È stato bravo a trovare il tempo giusto per saltare. Gli è mancato solo un pizzico di precisione in più. Candreva. Giro. Balotelli. Candreva. Tiro. Mano. È la mano, netta mano, Bergwijn, possibilità per la ripartenza. Ancora 120 secondi alla fine. No, vale, 120 secondi sono un'infinità. Isai. Trova, facci sotto, non sta a guardare la palla. Sotto. Fale, fa. La mette in mezzo. Bravo. Qui la difesa, palla allontanata. Va, si è vinto. Nulla da fare dunque per gli ospiti che escono. Perde allora. Ma così no, Hai ragione. Loro non c'è stata la minima reazione. Hai ragione, al gol nostro, ma non ce ne frega nulla. Quindi seconda vittoria consecutiva, la prima simulata, la seconda giocata, intervista anche no. Andiamo avanti. E vediamo un attimino dove si arriva. Allora. Siamo undicesimi, però. Vabbè, non ci interessa più che altro la Champions. Quindi, Fayet ha fatto un bel gol, devo essere sincero. Un bel gol di Fayet. Allora, si simula contro lo Spezia, dai. Con lo Spezia si simula, si va subito a fare la partita con Manchester. Manchester City. Ah, abbiamo perso il derby allo Spezia. Allalala, peccato. Che ha fatto, go? Nei nostri, si sa. Statistiche, addio, si è bloccato. Andiamo avanti, va bene. Abbiamo perso. Allora, Atletico Madrid e il Manchester City si sono divisi la posta. Quindi, noi giochiamo in casa. Debutto dal Mondo Vichy. Allora, qui ci abbiamo gente al burro, ovvero Bertolacci e burro. Credo che duri come un gatto un tangenziale. Candreva è più vecchio, ragazzi. Poi Fayet, insomma, c'ha. Shalobak, no, Leno è fantastico. Allora, voglio vedere la squadra del City. Allora, Gimenez di punta. Silva e De Bruyne sono i due esterni. Poi abbiamo Rodri nel mezzo. Sì. Laporte, Diaz, Calabria hanno preso. Cancelo, Ederson. Hanno preso Calabria. Gioca. Risolvi tu perché chi è che c'è? Chi è che non gioca? Ah, Gips, sei infortunato. Beh, abbiamo anche un infortunato. Abbiamo anche un infortunato. Chi si mette? E si metterà lui. Va bene. Gioca partita. Chi è questo? Chi ho sostituito? Leno? Si può sapere chi ho sostituito in maniera... Oh, lo sto chiamando Picchi. Due tra le possibili candidate. Che cazzata. Dai, che cazzata. Qui su EA Sport. The game. Oh yeah, la ragazzina che ha fatto finta di pagare il biglietto, ma è passata senza pagare il biglietto.
Oh, stadio delle grandi occasioni, fatemelo vedere così, giusto appunto. Livorno Manchester City, credo che sarà, diciamo, molto improbabile che l'Armando Picchi, e comunque, andiamo. Benvenuti con me, come sempre, Lelia Dani. Riflettori accesi sulla web. Questo sarà più difficile, della fase a gironi. Si gioca tra Rebels e Manchester City. Cancello, dai. La partita dei padroni di casa. Vedremo se sapranno ripetersi e ottenere un'altra vittoria di fronte al proprio pubblico. Vai Bertolà, so che sei al burro. Botte. Ma parecchi sono al burro, Attenzione. Bravo. Ma si è allungato la palla, io domando di Dio. Ferran Torres. Palla che arriva a Rodri. Gira la palla senza freno. Occhio al City. Addio. Dobbiamo rivedere il nostro. Bravo. Vai, Laine. Sei più forte. E ferma il passaggio. Addio. Sterling! No, come ha fatto a fare questo gol qui? Come ha fatto qui Sterling a fare questo gol qui? Come ha fatto? Perché è Sterling, se non era Sterling era Chips. Va bene, 1-0 per loro. Ci sta che arrivi la sconfitta. Ma diciamocelo, abbiamo perso con l'Empoli, abbiamo perso con lo Spezia. Non vinci, non perdi con Manchester City. Ma aperto le marcature con questo gol, 1-0. Questo è morto e cammina. Sterling. Se piega di ciò. Il tocco per Cancelo. Occhio al City che avanza. Lavorano bene il pallone qui. Guarda dove è svuoto lui. Non c'è capito nulla. E là. Bene, ragazzi. Chi ha questo lui? Non si è fatto sorprendere. Ma è normale. Occhio al tiro della bandierina. Buona qui la torsione, meno la mira. Sì, ci ha provato, dovrà far meglio la prossima volta. Oh no, benedetti te. Bertolacci, si libera bene qui. Oh, cosa ha preso? Non ci credo. Cosa ha sbagliato? Questa è la relazione di Vigalba a me, in velocità e Cancelo, che cavolo. Cosa ha sbagliato? Occhio al cross di Candreva. La difesa spazza via il pallone. Antonio Candreva. La mette in area. Prego. Fischia l'arbitro. Poi ha ragione, e Candreva dall'altra parte e li pesa tutto. E ha capito di essere un fuorigioco quando ormai era troppo tardi per lui. Vai, su. João Cancelo. Occhio al City che avanza. Addio. Addio. De Bruyne 2-0. Ragazzi, questa si mangia di ghiaccia. Questa si mangia ghiaccia e sono più forti. Sono più forti e eccolo. E la stessa sorte succederà anche col Madrid, sono convinto. Qui ha liberato il compagno. Leggo che ci potevi fare niente. Dai. Faremo la lotta per il terzo posto per andare a fare poi la Europa, diciamo, minore. Non ha avuto la possibilità di segnare, ma il mio tollone lì si passa in palla, la perdono. Andrea, ragazzi, non ci abbiamo esterno. La voce del possesso palla. Pier, non sempre vuoi volersi accontentare, continuano a spingere per fare altri gol, approfittando di una difesa avversaria tutt'altro che impermeabile. Per quanto visto finora, mi sembra difficile che il risultato possa essere messo in discussione. E per appunto solo il secondo tempo si mette il nostro amico, via. Bisogna metterlo coso, via il ballo, vai 2-0 di duro, meno che non si fa ora. Può scambiare con il compagno. Ciao.
Palla recuperata in zona d'attacco, attenzione. La fanno nemmeno se piangono. Primo tempo, ragazzi, è andato 2-0, sono troppi. Troppi. Kevin De Bruyne. Raheem Sterling. Riceve De Bruyne. Sotto. Palla recuperata, attenzione. Può far gol da incredibile. Ma da come si fa a sbagliare questo? Bertolacci, ragazzi, ce la fa più. Ma che acquisto si è fatta? Non ce la fa fare nemmeno un tempo. Palla in out, sarà corner. Vediamo cosa fa ora. Buona la lettura del brutto passaggio. Brutto passaggio, ma soprattutto brutto. 2-0. Brutta partita, 2-0. Prestazione sottotono di chi? Di tutta la squadra, ma sono più forti. Quando uno è più forte, ragazzi, ci si può fare niente. Ci si può fare niente. Allora, però poi abbiamo anche una squadra veramente al burro. Allora, vediamo un po'. Giochiamo con Giroud di punta e Balotelli si fa mettere qui. E poi direi così, guarda, facciamo così. Mettiamoci lui. Allora, sul suo... Ah, già, ha ragione. Quell'altro non resiste. Nel calcio di mercato di gennaio bisogna prendere un'alternativa. Secondo tempo. E ammonisce. Ammonisce giusto. Chi è questo lì? Per l'autore di questo intervento. Chi è? Non ho avuto dubbi. Chi è? Oh, Ferran Torres. Il modo di vedere corretta. Sceglie il tocco corto. Grande intervento difensivo. Grande. Ferran Torres sì, si gioca a boccetta. Guarda là. Preferiscono non accelerare in attesa del momento giusto. Alza la testa, la mette in mezzo. Allontana senza problemi il portiere con i pugni. Come? A disposizione del City. Non difendano, dove sto lì? Jimenez. All'interno senza inquadrare la porta. Probabile che volesse metterla sul secondo palo, no? A vedere dalla posizione del corpo, ma non ha per niente colpita bene e non era coordinato. Lo vede Lainez. Balotelli. Di Ederson non è finita. Poi parare ha fatto lui. Ma quanto abbiamo sbagliato? Usa bene il fisico per proteggere palla. Il clima elettrico sulle tribune e i tifosi provano a trasmettere tutta la loro energia in campo. No! E l'entrata di... Oh, vai, 2-1! No, ragazzi, 2-1! Vai! Dai, la rimonta del cavallo zoppo, Ah, ragazzi, si è sbagliato il mondo, Siamo sempre vivi, rivada. Quella là cosa ha preso, cosa ha preso il portiere. Ha fatto due o tre parate, fantastico. Siamo sempre vivi. Candreva, che fa gol Candreva, ti penso sarà un zero, non fa gol. Balotelli. Possono trovare il gol del pari, attenzione! Ma perché, porca mignò? Cos'è? Paolo? Di capire se ci fosse o meno il vantaggio, giustamente affischiato. Cambio importante per controllare. Ehi, ci ha preso i Gabbasisi. Non perdete il prossimo incontro, sempre qui su EA TV. Piero, è una di quelle partite che non mi perderei per niente, non lo troverò bene. Bravo! No! Sterling! Che errore! Ha tentato di sorprendere il portiere col tiro da fuori, allora non tarda in panico. Ci vuole un coraggio. E se vogliamo un pizzico di sana follia per provare queste soluzioni. Ci ha provato, ma no! Sti lanci lunghi! Bravo, ciao! Possono ripartire. Giro! Mamma mia, Giro! Mamma mia, Giro! Ma prestazione supersonica. No, difensore, ragazzi, sto qui.
Foden. Sterling cerca la profondità qui. Ha sprecato il proprio vantaggio. Non devi lasciarsi condizionare. Alzare la testa, pensare solo al massimo che ha fatto finora. A me lo stile c'hai il nostro. Boateng. Non si passa. Con questa una. Punizione, punizione, punizione. Zitto, 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 zitto. Chi è che batte Andrea? Ma sa batte. Forze fresche. E la. Chi entra? Loro non vogliono perdere, non vogliono perdere. Cioè, vogliono vincere. Giro palla in attesa che si aprano gli spazi. Punizione. Ma perché tiri? Perché tiri? Calabria. Ah già, sì, c'è Calabria. Prova ad andare il City sulla fascia. Sembrava un'azione interessante. No! Ma perché? Sarà rimessa per il Manchester City. Ed è ciuffo lui. Mamma ragazzi. Peccato, si è sbagliato il mondo sta partita. Vai, sarà un'esperienza per la prossima, dai. De Bruyne. Calabria. Fanno passaggini te. Ma dove sti io? Kevin De Bruyne. Ma non porta. Jimenez. Mettici la gambina. Pericoloso. Raul Jimenez! Quando si è preso! Possono respirare. Lines. Ripartono caccia del pari. Tifosi aumentano l'intensità della spinta. E provano a trasmettere tutta la loro energia ai giocatori in campo. No, peccato, non è passato! Finito. Allora, abbiamo perso ragazzi, abbiamo perso in casa. Abbiamo perso in casa e io direi. Bello. Peccato, io direi anche peccato, io direi veramente peccato e peccato, peccato, peccato. Sterling ha mostrato tutte le sue straordinarie qualità. Lo so, ha fatto lo strepitoso, è stato. Il gol e la ciliegina sulla torta di una prova. È stato strepitoso Sterling. Ma anche della squadra. Vabbè, io direi che per questa, diciamo, live chiudiamo qui per quanto riguarda la carriera del Livorno. Come vi ho detto, noi continueremo ora facendo qualche pari su Foot e come vi ho detto questa live la trovate dopodomani, quindi domani la prima parte e dopodomani la seconda parte. Quindi salutiamo ragazzi di YouTube che vedono questa partita qui. Quindi un saluto e noi continuiamo invece con Foot.